Vai Giannini! Permesso? Vai, qui la strada. Permesso, salve! Permesso, salve! Allora, abbiamo sentito la marcia nuziale, era in forma silenziosa rispetto alla natura, al creato, per non spaventare il gruppo della femmina. E insieme alla marcia silenziosa sono arrivati due ragazzi, Armando e Lucia, e sono qui per stare un po' insieme con noi. Iniziamo questa celebrazione con questo saluto. Ben arrivati in questa cattedrale della natura. Iniziamo questo incontro nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. È il nostro saluto da credenti, no? La grazia è la benevolenza di Dio, è l'affetto incondizionato che Dio ha per ognuno di noi. Non per quelli che sono bravi, quella è un'eresia, è paganesimo, non è cristianesimo. Dio che ama solo i bravi è un Dio che non ha a che fare con Gesù Cristo. Quindi il saluto è: vi voglio bene, e particolarmente oggi a voi. Armando e Lucia, la Chiesa partecipa alla vostra gioia e insieme i vostri cari vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui, davanti a Dio nostro Padre, decidete di realizzare la comunione di tutta la vita. È la prima volta che mi sento due volte. Di solito non mi sento mai quando parlo, in questa occasione mi sento. No, invece mi crea proprio. In questo giorno per voi di festa il Signore vi ascolti, mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca, realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le vostre preghiere e la vostra ricerca. Allora, innanzitutto ho avuto una distrazione enorme, perché giovedì sono arrivate le capre e oggi poi hanno disdetto, ma sabato prossimo mi arrivano le pecore. Quindi quando sono arrivato ho iniziato a fare i conti, un balino alla settimana, ecco, agli sposi chiederò di portarmi in giro. Un matrimonio già fruttuoso. Avete scelto due brani, l'inno alla carità di Paolo e l'amore. Dice il Vangelo,
vi voglio bene e si fate quello che vi ordino. Ma abbiamo sentito che cosa ordina, di volerci bene. Sembra così scontato, di volersi bene. Mi sei naturale. Eppure, se ci guardiamo in giro, e senza andare all'accumulo di odio, di cattiveria, di ingiustizia che sono le guerre. Le guerre sono l'espressione di questo accumulo, perché poi le ingiustizie, le economie fatte male, fatte per pochi. Pensiamo noi che siamo in un mondo ricco, invidiato almeno da una metà dell'altro mondo, ci hanno ridotto a un'economia che se stai due mesi senza stipendio rischi grossi, all'economia della sopravvivenza, noi che siamo il mondo ricco. Dice cosa c'entra con la Chiesa, con Gesù Cristo, con il matrimonio. Ognuno di noi e due che scelgono di vivere insieme stanno bene e possiamo star bene e se il bene c'è. E bene è anche la serenità di mangiare il pane sudato, non di sudare senza il pane. E questa non serenità che il nostro mondo non rispetta quell'ordine, vogliateli bene. Perché ognuno di noi, a casa sua, nella vostra intimità, nella nostra intimità, cerchiamo il bene. Ma ogni attività umana deve essere vissuta per il bene. È chiaro che se io costruisco una finestra, faccio il tuo bene per la finestra e tu fai il mio bene, per cui io posso comprare il pane per casa mia. Ma quando il nostro mondo è strutturato di Gesù direbbe secondo Mammona, cioè l'interesse, allora non ti importa più neanche fare la finestra bene, o se sei una multinazionale, scusate, sto facendo una parola che non si dice in chiesa, ma non siamo in chiesa. Ecco. Mammona, cioè l'interesse sfrenato di pochi, il vero malessere del nostro stare insieme. Cosa c'entra questo con noi? Perché avete dovuto sistemare un appartamento, suppongo. Sì. Non è che venite qui anche a dormire, cioè vi siete sposati qui, l'acqua c'è, la doccia c'è, qualche animale selvatico, no? C'è, mi dice che devi mangiare, no. Ecco, la serenità di fare un progetto, di costruire una casa materiale, come una casa affettiva, ma
due cuori, una capanna, è una fantasia che dura poco. Due cuori e delle sicurezze. La sicurezza, proprio della vostra rettitudine, cioè avete dei compiti, avete il vostro mestiere, siete responsabili, perché giustamente l'amore vi chiede di essere, di avere la sicurezza. Ecco, l'augurio davvero che vi facciamo tutti è la capacità di dare la vita, tu non chiede chissà che cosa, la vita ti dà le piccole cose, da un buongiorno al mattino. C'è Papa Francesco, una simpatica di le sue sintesi, dice possono volare anche i piatti di giorno. E quando si sta insieme si bisticcia. Ecco, quando fra le coppie dice padre, io non ho mai avuto una parola, mai niente. Dice le grandi parole, cioè non vi siete mai calcolati allora. Quando si sta insieme, che sia sposi, che sia amici, che sia preti, cioè, o perché sono stanco io, perché è stanco quell'altro, mica perché ci vedi, mica per sempre dal smalizio. È la nostra, il nostro limite. Una digestione fatta male può mandare in crisi il matrimonio. Basta fare una bella. L'hai già abituato a questa. No, mi sono abituato a le donne. Per dire, basta fare una bella corsa, basta aspettare, quindi possono volare anche i piatti. Alla sera però, il coraggio di guardarsi. Per dire, oh ma da. Perché il bello assoluto qui non esiste, come la luce assoluta. La bella luce è qui alle grotte di Labante. Mi sento sereno come parlo adesso. Non ho la gioia. L'augurio è proprio questa capacità di non arrendersi. Non, io non vi auguro di avere una vita senza problemi, una bugia, un modo di dire comune, no? I luoghi comuni. Io vi auguro di uscire sempre dai problemi, di avere il coraggio di guardarvi sempre in faccia e di uscirne. Perché quando si esce dai problemi, il più delle volte sono situazioni che sono, non ne parliamo, ma il problemino più del chiaro scuro, si esce, si riesce a rafforzare e con voglia di essere sempre, di avere sempre 18 anni, e per un scrittore, capito che è una bella caratteristica che mi accomuna, anche di essere pieni di speranza. Armando e Lucia, siete venuti nella casa del Signore davanti al ministro della Chiesa, davanti alla comunità, davanti alla natura, perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e inesauribile. Ora, Cristo vi rende partecipi dello stesso amore con cui Egli ha amato la sua Chiesa, fino a dare se stesso per lei. Vi chiedo pertanto di esprimere le vostre intenzioni. Armando e Lucia, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso.
signor Armando, accolgo te Lucia come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Erika... No, stavolta non ha detto Armando, però. È migliorato. Io Erika accolgo Dio. Mi toccando un'anima matrimonio. Uno, due, tre. No, dovevamo mettere i puntini. Io Lucia accolgo te Armando come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. No, devo dire io. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Oddio che casca. È la gravità. Ah, è di te. No, c'è scritto lì. È già molto più detto Tiziano. Tutto originale stasera, che bravo. Se la ricorda quella che ha battezzato. Se la ricorda. Come no? Sì. Erika, guarda che voleva già sistemarti qua via. Ecco, prima di metterli me lo devo dire. Rimettiamoli sopra. Fate il quadro più nuovo. Sì, la gassa d'amante. Quello lì è quello dei marinai. Si chiama i nodi da marinai. Torniamo giù perché vengono altre fanno. Sì. Il Signore benedica queste anelli che vi donate scambievolmente nel segno di amore e di fedeltà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Lucia, ricevi questo anello, segno del mio amore, della mia fedeltà, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Armando. Ma non riusciamo a fare. Ecco, ma tu non hai studiato. Armando, ricevi questo anello, il segno del mio amore e della mia fedeltà. Ora capisco tante cose. Ormai è fatto, ti voleva parlare. Forse sono io che non l'ho capito. Vabbè.
amo. Signore. Ascolta, Signore. Ascoltaci, oh Signore. Perché il popolo cristiano cresca di giorno in giorno nella certezza della fede e tutti coloro che sono impressi dalle difficoltà della vita ricevono l'aiuto della grazia che viene dall'alto, preghiamo. Ascoltaci, Signore. E ora invochiamo i santi per ricordarci che questo è un momento di festa anche per Dio, anche per il cielo, anche per chi è nel mistero nascosto. Ecco, di Dio. Santa Maria, Madre di Dio. Yeah.
Buonasera, piacere di conoscere, grazie di essere. Buona parte della mia vita sui trattori con mio babbo. È stato tempo investito bene, perché i trattori sono terra. Qui abbiamo dei campi qui intorno alla base. Adesso non li coltiviamo più, ne abbiamo dati alcuni in gestione e altri li maciniamo per tenerli puliti, ma il babbo, il problema è che più il tribolamento del gusto, ti si rompe un attrezzo, sei già in rimessa. E mio babbo non aveva più voglia, adesso ci dilettiamo a tagliare della legna, a tener puliti i campi, portarvi gli sposi alle nozze. Posso confermare?